Amici di canale caccia.tv e di tgcaccia.it, siamo a Caccia Village Malta International, siamo con l'amico Giovanni di Aurora Caccia. È un piacere trovarti qui, e sei uno di quelli che ha creduto in questa iniziativa. Sì, infatti. Sì, la clientela maltese, sono una decina d'anni che ho il piacere di averla nelle mie riserve all'estero. È una clientela un po' particolare, sono cacciatori molto appassionati, hanno una passione incredibile per la caccia. Qui a Malta purtroppo le possibilità venatorie sono molto limitate e quindi molti maltesi viaggiano durante la stagione invernale per riuscire a divertirsi con la caccia. Quindi è per questo che ho voluto provare quest'anno questa fiera. Ho avuto dei risultati più che discreti finora. C'è molta richiesta, molto interesse e poi vedremo durante l'anno venatorio se si realizzeranno. Bene, questo naturalmente ci fa piacere. Sì. Vorrei spendere però due parole, dato che il nostro network poi è rivolto in maniera particolare anche principalmente ai nostri amici italiani, di quelle che sono le possibilità che esprime la tua azienda per chi ha questa viscerale passione. Bene amata passione. Sì, la mia azienda è nata 25 anni fa e mi occupo appunto di turismo venatorio e lavoro nei paesi dell'est Europa, principalmente Romania, Croazia e Serbia. Sono specializzato nella migratoria in particolare, però faccio tutti i tipi di caccia, anche la caccia maggiore, quindi al cervo, al cinghiale, agli ungulati in genere. Beh, con l'inflessione veneta che hai... Le anatre sono la mia passione. Forse... Giovanni, non poteva che essere così la storia. Io sono di Jesolo, quindi abito in laguna praticamente. Ecco, abiti in laguna, quindi no... C'è quell'istinto primordiale delle tradizione radici. Tradizione familiare comunque a tutta la schiera di amici che vanno a caccia, le papere. E, niente, non sono una grossa azienda, è un'azienda a conduzione piccola, non è, però sto avendo... Le botti piccole, ci sta il vino buono. Il vino buono. È vero che io e te occupiamo un bel pezzo diciamo dello soprattutto, schermo. Soprattutto io, immagino. E, niente, ho un trend positivo negli ultimi anni nonostante la crisi economica. Sto cercando di specializzarmi appunto in alcune nicchie del settore caccia, quali appunto gli acquatici, che sono un po' quelli che più ricercati, e la migratoria in generale. Ci stiamo confrontando anche noi all'estero, anche nell'est Europa, con una legislazione sempre più stringente e vincolante, L'Unione Europea. L'Unione Europea ci ha messo del suo, a volte anche con delle leggi assurde, come in Romania per esempio adesso i 5 capi al giorno per specie cacciabile, per anatra, che portano il cacciatore magari la prima, dopo aver fatto un'ora di caccia a dover abbandonare la postazione. Però stiamo cercando adesso anche con altre associazioni che la operano in Romania di cambiare delle cose, di cercare di far capire anche al Parlamento e a chi legifera queste cose di cercare il giusto equilibrio, non le stragi, perché le stragi non piacciono a nessuno, però di poter lasciare anche un po' di spazio per quelle persone che vogliono dedicare uno o due weekend all'anno per la loro passione e quindi uscire dall'Italia. Ti rubo ancora un po' di secondi, quali sono i servizi che la tua azienda dà ai nostri amici cacciatori? Beh, a parte il biglietto aereo che possiamo prenotarlo noi direttamente, quindi cercando anche di trovare soluzioni, magari economiche il più possibile, noi assistiamo il cliente dall'arrivo all'aeroporto, quindi o Belgrado, o Bucarest, o Timisoara, o Zagabria, a seconda delle destinazioni, e dal momento che arrivano, con assistenza di interpreti, pulmini e quant'altro, li accompagniamo in albergo e li assistiamo durante tutto il soggiorno, nei minimi dettagli, fino alla partenza poi con la selvaggina. Quindi naturalmente preparerete i campi in maniera adeguata. Abbiamo un team, io in particolare... Lo dico anche perché nella telecamera non si vede, ma sei pieno di stampi all'interno. Sì, io sono quasi sempre presente, nel senso che lavorando in più nazioni non posso essere sempre presente dappertutto, però sono sempre sul terreno. Cerco giorno per giorno di visitare i posti dove cacciare il giorno dopo, sono sempre in auto, sempre con la Jeep,
e cerco appunto di dare questo servizio che per la caccia alla migratoria è importantissimo, cercare terreni nuovi ogni giorno e non fare, e cercare di cambiare posto ogni giorno. Bene, vogliamo ricordare ai nostri amici anche il sito internet dell'azienda, sì, dove troveranno tutte le informazioni. Poi Giovanni, come avete sentito, si spende in prima persona, quindi naturalmente la persona la da contattare sei tu. Sì, ci fai un po' come il Giovanni Rana dei tortellini. Esatto, proprio uguale. Il sito, allora, il mio sito è www.auroracaccia.com e lì trovate tutti i miei programmi, tutte le mie proposte per tutti i tipi di caccia. Perfetto, grazie di nuovo, grazie, Giovanni, grazie, e in bocca al lupo per quest'ultima parte finale della fiera. Grazie oggi mille. Oltretutto stiamo vedendo... c'è un buon afflusso di gente, molto interessati, sto dando via molti listini, quindi penso che i risultati non mancheranno ad arrivare alla fine. Benissimo. Ti ringrazio ancora. Ancora una cosa, dimmi. Sei presente anche a Caccia Village Italia? Sì, 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 certo. Diciamolo, certo, perché certo, tra 15 giorni scorso, e tu eri una presenza, quindi amici italiani... Centro, Sud Italia, ma non solo, ormai cercate questa faccia. Bel faccione in maniera tale che Giovanni vi saprà dare tutte quante le informazioni. Certo, è il viso di una persona prima di tutto appassionata di quello che fa. Sicuramente. Bene, ti ringrazio di nuovo. Ti ringrazio ancora per l'occasione. Saluti. Allora. Ciao.